denunciato dalla polizia ferroviaria a un pratese di 46 anni per tentata violenza sessuale. Il fatto è accaduto nella sala d'attesa alla stazione centrale di Livorno, dove l'uomo ha importunato e cercato di toccare nelle parti intime una donna in attesa alla stazione. Immediatamente rintracciato e denunciato, per il pratese è stato emesso nei giorni scorsi un foglio di via obbligatorio di 3 anni con divieto di far rientro nel comune di Livorno. Un asilo nido abusivo con bambini di età inferiore ai 36 mesi all'interno di un'associazione culturale di cittadini cinesi. Una scoperta sconvolgente in via Vesuvio da parte della Polizia Municipale fatta nella mattina di ieri insieme agli addetti dei servizi educativi del comune. All'interno dei locali dell'associazione gestita da una cittadina cinese di 28 anni, gli agenti hanno scoperto una struttura educativa stabile con bambini molto piccoli in condizioni di irregolarità. L'operazione è scattata a seguito di alcune segnalazioni e la titolare è stata multata. Movimentato episodio ieri mattina intorno alle 10 in un bar di via Paolo dell'Abaco. Un 50enne di nazionalità marocchina ha insistito con la titolare del locale per pagare la consumazione con una banconota da 50 euro visibilmente falsa. Lo smascheramento della titolare non ha portato altri effetti che rendere ancora più molesto il nordafricano, probabilmente sotto effetto di stupefacenti. All'arrivo della polizia, l'uomo è stato colto da malore e trasportato in ospedale.